vediamo le soluzioni. Nel primo diagramma dovevate stare attenti a applicare a evitare la difesa della terza traversa, cioè in parole povere non spingere il pedone, perché sennò il nero pattava facilmente dando scacco da dietro. Viceversa, la mossa corretta è re g6. A questo punto torre b1 non serve più a niente, perché avete scacco. Rientriamo in una posizione scacco, cioè avete una posizione che abbiamo visto nella spiegazione, no? Cioè nel senso che riesce a parare gli scacchi da dietro e vince. Quindi qui re g6 era la mossa corretta. Nel secondo diagramma avevate il nero e dovevate applicare appunto la regola della terza traversa, cioè giocare torre b6. Ora il bianco non può più avanzare il re, quindi è il pedone che deve avanzare il re, questa è la regola. Se avanza prima il pedone sono guai, se avanza prima il re vince f6, e adesso subito da dietro da re scacco scacco ed è fatta. Bene, la terza partita è Shirov. Diciamo subito che se avete pensato qualcosa tipo cambiare le torri, siete in gravissimo errore, perché ovviamente non avete, ecco, per questo finale dite vabbè, ma il nero ha l'opposizione, sì, ma c'è una regola che dice che se il bianco, in questo caso, cioè chi ha un pedone in più, ha un pedone in quinta traversa con il re davanti al pedone, l'opposizione non conta più niente, cioè vince sempre il pedone, promuove sempre, tant'è vero, ve lo dimostro, ecco qua, e il bianco ha vinto. Quindi, riassumendo, Shirov non ha giocato questa, ma ha giocato istintivamente la difesa della terza traversa. Purtroppo per lui, in questo caso, non funzionava. Cioè nel senso che dopo torre 5 si è ritrovato con re tagliato fuori e non c'è più niente da fare, ha perso. A me le Nalimov Table Base dicono matto del bianco in 33 mosse, vabbè, non le vediamo tutte, ma insomma il re è tagliato fuori. Qual era la difesa corretta? La difesa corretta, non so quanti di voi l'abbiano trovata, è torre c8. Qual è l'idea di torre c8? Quella di fare re e7 e torre f8, cioè di applicare sempre la regola, la tecnica del cambiare le torri, però in maniera differente. Per esempio torre c8, re e 5, re d6, re g5, e fare, ecco, battare per esempio con l'attacco frontale. Purtroppo qui la terza traversa non funzionava. Come vedete, anche Shirov, anche i grandi piangono, come devo dire, anche i grandi maestri, i 2007 piangono. In questo caso viceversa, ecco, nel quarto diagramma il nero ha cercato di applicare la seconda tecnica, quella del cambio delle torri. Spero che non abbiate cambiato le torri, perché questo è un finale bisogna giocare torre f5. Ecco, cioè se cambiavate le torri subito, ecco, questo, dicevo, è un finale fatto, va bene, perché non siamo nella posizione di prima, adesso il re bianco non sta davanti al pedone, quindi bisognava giocare torre f5. Ora, cambiare le torri porta in un finale perso, e anche torre g8 non cambia niente, è un finale straperso, perché il re è tagliato fuori, il re nero non sta nella casa di promozione del pedone, quindi torre f5 era la mossa giusta per vincere. Questo è semplicemente per farvi vedere, qui spero che abbiate trovato la mossa corretta, che è torre h6, la difesa della terza traversa. Nel 99% dei casi funziona, certo, dici, ma Shirov non è funzionato, accidenti, mi dispiace per lui, che cosa ci posso fare? Però quella è la regola. Qui il nero invece in partita ha giocato torre f5, la classica mossa d'attesa, dice non so che fare, ma ovviamente è sbagliatissimo, perché ha perso abbastanza agevolmente. Quindi diciamo che
vabbè, sto diciamo riproducendo il finale, ma insomma ecco qui è cominciato a dare scacco, a questo punto il nero ha abbandonato. Insomma, il punto fondamentale è che la difesa della terza traversa è quasi sempre diciamo la migliore. Attacco frontale, questa era una posizione, era una posizione che invogliava. Ma guardate com'è difficile far funzionare l'attacco frontale rispetto alla spiegazione. Il resto è in E2 invece che in E3, basta proprio un filo e purtroppo niente da fare. Dopo torre A1 il nero giocava l'unica mossa, attenzione, vedete, le Nalimov Table Base mi dicono che c'è solo una mossa che vince per il nero, tutte le altre pattano, quindi è un finale delicato, ma chiaramente torre F5, perché? Perché adesso lo scacco, ecco, mi sono avvicinato, torre H5, ma purtroppo è difeso il pedone, quindi ho il tempo di dare scacco, G4. E la frittata è fatta, cioè nel senso che il re nero sta davanti al pedone, il re bianco non sta nella casa di promozione, insomma è un finale perso. Infatti le table base mi dicono matto del nero in 26 mosse, vabbè, troppa grazia. Abbiamo finito anche con le spiegazioni.